Ciao a tutti ragazzi e bentornati su... Bentornati. Abbiamo già sbagliato. Benvenuti su Watch Dogs One Edition, che è diverso dalla 360. Quindi ci saranno nuove missioni e soprattutto nuova grafica. Allora, lasciate un mi piace se volete che io continui Watch Dogs, a parte questo episodio. O se non volete, non dite niente, scrivetemi nei commenti di no. Io ho già giocato a Watch Dogs. Attenzione, cominciamo benissimo. Ah, oh, appena visibile. Io non vedo niente. Ah sì, te l'ho lì. Seleziona. Va bene, dai, siamo entrati. Opzioni. Gioco. Normale. Ok, va bene. Non sono un giocatore esperto, eh. Audio e lingua. Mettiamoli in inglese. Ah, allora niente. Ok, vabbè, lasciamo l'italiano, mi dispiace. Bene, direi di partire. Questa nuova avventura in Watch Dogs la farò insieme a Ludo, solo che oggi non è potuto venire e quindi inizierò da solo. Farò ovviamente video più corti, sotto richiesta. E cercherò di essere molto più, diciamo, incisivo quando voglio dire le cose, invece di star lì a girare intorno all'argomento per 20 minuti. Vediamo, intanto sta caricando sempre con calma. Eccoci. Come vedete, tutta una nota grafica rispetto alla 360. Sono nell'atrio del Merlot. Bene, Aiden, ci siamo. Sto entrando. Ma guarda, un cloud di dati pieno di segreti e bugie. Devo solo allungare la mano, prenderlo. Ed è mio. È nostro. Concentrati. Hanno un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Merda, scansionano il sistema. Ci sono quasi. Io chiudo tutto. Non toccare niente. Ci sono. Questo
dobbiamo chiudere. Non abbiamo finito. Aiutami. Damien, è finita. Wow. Non me lo ricordavo così. Boris? Sì? Tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Ah sì, certo. Non voglio fare nessun spoiler, eh. Sapevo nulla della bambina, non sarebbe dovuto succedere! Meglio che ci rifletti molto bene. Pensa. Ascolta, anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente. Girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene! A volte non puoi evitarlo. Per favore, per favore! Chi ha dato l'ordine? Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro, te lo giuro! Dammi un nome. Non lo so! Il nome! Ammazzami, cazzo! Non era così l'altra volta. Sei sicuro? Ah, ok. Che idiota. Solito manganello. Manganiello. Andiamo. Bello. Wow. Wow, che cos'è? Bene. Devo fermarmi. Io faccio un bel giretto. Andiamo piano piano. Non ho nessuna intenzione di perdermi niente. Come ho fatto l'altra volta, come un idiota. Sto arrivando. Medicine. Wow. Ma non mi interessa il distributore. Ehi, Maurice, che ti prende, vecchio stronzo? Oh, merda.
Dove cazzo eri finito? Cosa? Dici a me. Ti lascio un paio di minuti. Dammi le pallottole. Le ho gettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso. Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Ma dove ti eri cacciato? Io ero al telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice? Mi prendi per il culo. Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi, va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando. Odio fare le cose a metà. Portiamolo via. No, è tardi. Fine dell'ottavo, Chicago avanti, la partita sta per finire e non c'è più tempo. Bel colpo. Ah, allora non vuoi sapere proprio nulla della mia telefonata? Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo. Ma sì, che cretino. È vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, no, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Beh, che agenti puntuali. Ci penso io, tu prendi Maurice e portalo via. Maurice, chi sono? Il tuo autista? Ha sparato lui. Gliela farò pagare. Oh cacchio, non mi ricordo i comandi. Qualcuno all'interno, identificatevi. La soffiata parlava di bande, cercate bene. Attenti, allora, uno. Questi giocano sporco. Ma perché non se ne vanno a giocare uno. A casa loro? E due, ok. Qui ce n'è un altro. Quindi niente vittime. Dovevano scegliere la partita più importante della stagione per farlo e rovinarci la festa. Ok, partiamo appena si gira. Eh no, così, ricevuto, mandiamo la scientifica. Mettete in sicurezza il perimetro, noi passiamo a setaccio allo stadio. Girati, dai, girati. Qualcosa non quadra. Perché si ammazzano fra loro? E perché proprio qui? Sembra un'imboscata. Ehi, che sia il giustiziere. Sembrerebbe proprio una delle sue esecuzioni, no? Quanto vorrei mettere le mani su quel pezzo di merda. Dov'è l'altro? Un cretino là. Me lo sarò immaginato. No, ok. Grande! Grande! Ma se non avessi già abbastanza... Grandissimo. Direi che si apre dall'altra parte. Ah, te la lì. Let's see. Così niente. Tutto tace. Sappiamo che c'è un vis ruan nella sala VIP. Controlliamo. Ok, salgo. Dove corri, Flash? Dopo. Ti servi di sotto. Non vogliamo brutte sorprese. Ok. Ah, grande. Ok, adesso devo raggiungere il piano. Eccomi. Ok. Buono. Trovare il modo di farlo muovere. Spottiamo con una bella telecamera. No! Non mi interessa l'esca. Yay.
Me lo sarò immaginato. Sicuramente. Dai, intanto che hai girato. Dai, gira la testa che ti prendo da dietro, volto idiota. Oh cacchio. Vai. No, mi sembra che dobbiamo neutralizzarlo almeno. Cacchio, si è messo lì. Ah. Arg. Dico solo questo. Vieni qua. Brutto ciccione che ti... Ah, vedo qualcosa che lampeggia là. Allora dobbiamo bastonarlo e poi andiamo a prendere... Grande. Adesso le munizioni della pistola. E anche qualche denaro. Vai. C'è qualcosa qui? Bella raga, bella raga. Nope. Get up. Get in there. Lei, signore. Che stronzata è? Non ho fatto niente io. Solo due parole. Amico, guarda che ce li ho i piedi. Uno. Tenga le mani due. Bene in vista. Ma che cazzo volete? Tre. Lei non ha fatto niente. Indietro, svelti. Siete visrua, vero? Beh, non è illegale, no? Non fate i furbi. Come avete avuto i biglietti VIP? Perché lui guadagna più di te. Ah. Didi, calmati adesso. Non dire niente, che è peggio. Secondo me, se infiliamo le vostre facce di merda nel computer, ne esce di roba su di voi. Fuori i documenti, tutti e due. Io non tiro fuori un cazzo. Andiamo, 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 andiamo. Preparati a un viaggio da paura, amico. C'è qualcosa che non cosa che capisco. Oh, cacchio. Poi, la polizia isolerà l'intera area. Se non creiamo un diversivo, sono bloccato. Mi serve un blackout per filarmela. Su tutto lo stadio. Non volevi che la stampa smettesse di parlare del giustiziere? È tutto collegato al CTOS tramite un firewall. Senti, devo uscire dallo stadio. Cerchi il punto d'accesso più vicino. La stanza accanto. Ma ti serve qualcuno autorizzato all'accesso. Le guardie sono autorizzate. Con tutta la polizia ce ne sarà una. Sei Alan? Sì. C'è un piano d'evacuazione. Certo che sì. Dobbiamo metterlo in atto. No. Non evacueremo 40 Mister? Persone per farvi giocare a indiani e cowboy. C'è stato no. Un incidente isolato nei sotterranei. Potete chiudere quelli se volete. Presto tutto lo stadio sarà pieno di polizia. Eccolo. Si scatenerà il panico. Bisogna fermare la lui? Partita e far uscire. Lui sì, secondo me. Ma fermarlo? Sì. Io non posso farlo. Allora trovami qualcuno che può farlo. Grazie. Ok, aspetta. Bene. Bene. Bel blackout. Ho causato il blackout. E adesso? Andiamo, 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 andiamo.
Vai, veloce, veloce. Bene, ce l'abbiamo fatta. Dove sei, George? Credo. Ah? Sono andato. Sono allergico agli sbirri e anche a Maurice. Tranquillo, ti ho lasciato un regalo. L'amico di un mio amico vende auto usate. Nel garage di fronte ti aspetta una vera bellezza. Prendila se ti piace, fa come ti pare. C'è un fottio di auto della polizia intorno allo stadio. Qui non c'è niente, nessuno lo... Centrale, non vedo più il sospetto. Cacchio. Passa qui in centro, passa qui dentro. Eccola. Andiamo. Sì, so come si guida. Oh cacchio. Ciccia. Che non se ne va. È impossibile non farsi vedere. La volante si sta dirigendo dal sospetto. Va bene, dovremmo scappare. Andiamo, forza! Centrale, siamo di nuovo sulle sue tracce. Centrale, ci farebbero comodo dei rinforzi. Andiamo, andiamo. Ah! Sicuramente tutta un'altra grafica rispetto alla 360. Non peggiorare le cose, accosta e basta. Yo! Ottimi freni sta macchina. No. Madone. E qua. Bello. Attenzione, una pizzeria. Aia, ah, yeah, ce l'ho dietro. È pure bravo a guidare. Oh yay. Non si fermerà se non facciamo qualcosa addosso. Ah. Yeee, un altro. Andiamo, 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 veloce, veloce. Controllate il cavalcavia. Vai, 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 di qua, di qua. Qui, di qui, di qui, di qui. Cacchio. Esci, esci, esci da qui, esci da qui. Grande. Forza. Finalmente l'assassino è nelle mie mani. Devo solo riuscire a entrare. Ma come? Ho torchiato Maurice. Ma con lui non funziona. Devo entrargli nella testa. È divorato dal senso di colpa. Gli darò un paio di giorni. Si ammorbidirà, certo. Sì, beh, abbiamo finito. Attenzione che parcheggio da uomo. Veramente, dai, bravissimo. Le scale mi ricordo che erano qui in mezzo. Spostatevi. Fantastico. Eccole. Prude il naso, non si capisce. Mala mia, bro. Bello. Grande. Girano delle voci, non ho idea di cosa possono fare.
ci fai seduto qui? Viene, non è vero? Non come l'altra volta. Jackson, io l'ho invitato. È passato del tempo. Sei sicura che il numero sia giusto? Amore, tuo zio è una persona particolare. Però ti assicuro che ti vuole bene. Bene, questo episodio è finito. Diamo un'anteprima del prossimo. Le informazioni sulla posizione di Maurice erano giuste. Abbiamo ottenuto l'accesso alla backdoor del CTOS mentre distraevi la polizia. Ti mando quello che abbiamo. Siamo sulla stessa barca. La backdoor ti permette di avere accesso alla rete CTOS. Sto lavorando su una cosa più grossa. Dammi tempo. Wow. Ah, devo prendere per forza questo? Ah, 5 punti disponibili, poi cos'è? Batteria extra, questo mi servirebbe. Cos'è poi? Ah, questo è fantastico. Questo e anche i treni, basta. Wow, headshot. Concentrazione è la cosa più utile nel gioco, secondo me. Bene. Ci vediamo alla prossima su Watch Dogs. Se volete, ovviamente lasciate il like. Se volete che questo gioco continui, se no niente. Bene, ci vediamo alla prossima, lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi per altri video, lasciate la vostra opinione nei commenti se volete che continuo, e ci vediamo alla prossima con l'Italian Jumbo. Eccoci tornati. Voglio ricordarla così. Non la sogno mai, col naso schiacciato sulla finestra che aspetta il mio arrivo. O il buffo balletto che faceva. Sempre lo stesso incubo. Scherzetto. Ci vediamo adesso. Alla prossima. Ciao.